Tra i temi caldi dell'attualità c'è quello della scuola. Il 14 settembre gli studenti torneranno tra i banchi e si dovrà organizzare anche il servizio del trasporto scolastico, alle prese con un protocollo anti-Covid restrittivo che metterà a dura prova tutto il sistema delle aziende di trasporto pubblico, APAM compresa. Noi siamo in questo momento tra l'incudine e il martello, nel senso che è tuttora vigente il DPCM del 7 agosto che conferma il distanziamento a bordo e per cui distanziamento sociale a bordo, per cui la capienza è tuttora ridotta a circa il 50%. C'è stato proprio in queste ore, tra l'altro, un ulteriore incontro tra la conferenza Stato-Regioni e il Governo, proprio perché le regioni stanno spingendo perché si possano trovare soluzioni, altrimenti a settembre, cioè tra qualche giorno, tutto il sistema del trasporto pubblico locale, non solo a Mantova, ma in Italia, non sarà in grado di soddisfare quella che è la richiesta di trasporto. Noi siamo obbligati da quella che è appunto la normativa vigente, per cui non è che abbiamo molte possibilità, cioè non è possibile raddoppiare gli autobus e raddoppiare gli autisti, perché fisicamente non ci sono, e quindi questo comporta una forte limitazione da parte nostra ad affrontare un tema così delicato come quello del trasporto pubblico locale.